Domenica 5 agosto ci siamo ritagliati uno spazio su questa piazza dove c'è questo fungo, acqueotto del ruzzo, necessario, anche se uno sgorbio, ma non è importante, è necessario perché dà da bere. Vorrei parlare con Massimo Martini, se lui gradisce questo colloquio, per sfogarsi un pochettino, dopo tutte le malevole, perfide, aggressioni che qualcuno subisce, qualcuno dà, magari sotto mentite spoglie, falsando il suo nome, negando la sua identità, fuggendo con paura, codardi. Parlo di Facebook, che è uno strumento bello e nello stesso tempo malefico per certi versi. Ora, Massimo Martini lo conoscono tutti, ormai è diventato, io lo chiamo senza offesa, la clava, Massimo la clava, perché altro che Girolamo Savonarola di Mociano, lui è uno di quelli che castiga tutti. Forse sarebbe bene che cominciasse a castigare anche a me, naturalmente, per il divertimento di Donna Perfidia, ma questa è un'altra storia. Allora, Massimo, tu fai il consigliere comunale, lo sappiamo tutti, sei attivissimo insieme con l'avvocato Maria Cristina Cianella di Nuovi Orizzonti per Mociano. Questo è un servizio anche di carattere giornalistico informativo. Come la vedi questa amministrazione comunale? Senza eccedere comunque nei giudizi, di carattere personale e offensivo. Innanzitutto buongiorno e grazie a te e a Monica che siete qui questa mattina. È sempre un piacere parlare con l'avvocato Marti. Oggi c'è un nostro amico, il grande Emilio, che è il nostro Don Gino, che ci supporta con la sua presenza. Niente, io sarò breve perché poi ci dilunghiamo tutto. E quindi non va bene. Ti dico che le ultime, innanzitutto siamo in terra del Puparo e adesso vi spiegherò anche questo. Cioè il territorio del principe, del feudo occulto, il principe occulto che comunque fa tutte queste manovre. Grande manovra. Se ci ricordiamo qualche mese fa quando uscì dall'ospedale, facemmo l'intervista a casa mia con Teseo e il Puparo 1. Adesso è luglio, dopo 6-7 mesi il Puparo fece un gruppo in consiglio comunale composto da 4 persone, tutti lo sanno, Andrea. Ma lui era sempre in prima persona, si vedeva lui, no, il Puparo no, non il si Puparo vedeva. È stato sempre dietro le quinte, dietro è stato quinte. Sempre a dirigere i lavori e li ha diretti bene perché insomma adesso quelli che ci hanno messo la faccia in consiglio comunale, Andrenacci, Geroni e Poltrone, la Di Matteo scappò subito perché se la fece addosso la paura. Di Matteo non confondere con Emilia. Certamente Emilia non sarebbe di quel calibro là. E quindi questo gruppo era tutto, comunque avevo ragione io dal primo giorno che ho pensato questa cosa. Questi, caro avvocato, si sono divisi il territorio usando 3-4 persone in consiglio comunale. Questi si sono divisi la candidatura al Parlamento, parlo a centro-sinistra, la candidatura alla Regione, forse si rivoterà alla Provincia e chi farà il presidente della BCC? Si rivoterà il prossimo anno. Che cos'è la BCC? La banca rurale, sappiamo che la cassa rurale, il comune di Mociano deve nominare un rappresentante. Quindi si rivoterà il presidente e comunque è un incarico ambito perché pare che sia come forse più di 40.000 euro l'anno come compenso. E quindi si sono divisi il tutto usando queste persone che vengono in consiglio comunale, hanno fatto il gruppo facendo finta di sfiduciare Di Marcello, forse per fare danno a Nuovi Orizzonti, ma noi non ci siamo cascati perché Nuovi Orizzonti è un gruppo serio, pulito, si è presentato all'elettorato e tale resterà per altri 2 anni. Per quanto riguarda questa amministrazione io dico solo una cosa. È 3 anni che facciamo delle battaglie feroci, devo dire anche insieme col gruppo di Alternativa, la Di Matteo, perché non si può disconoscere questa cosa, e adesso il tutto io la rimetto ai mocianesi. Quando abbiamo portato il bilancio all'approvazione qualche 15 giorni fa, io sono andato a Bellante a vedermi il bilancio che portavano all'approvazione ai cittadini di Bellante. Bellante, faccio questo paragone, un comune fuori patto,
Cioè potrebbero mettere, tu me lo insegni da segretario comunale, potrebbero mettere le tasse al massimo. E li hanno messi al minimo. La prima casa sta all'aliquota l'IMU il 4 per 1000. I commercianti pagano 20 euro al metro quadro di immondizia come tassa di smaltimento rifiuti e hanno ridotto alle case di civile abitazione il 10%. Mociano ha messo la tassa sulla prima casa al 5,6, quasi al massimo. I commercianti pagano 40 euro e la tassa della TARSU è restata come la. A proposito, scusami, ho avuto notizia ieri, avanti ieri, che il comune di Capannoli, rifiuti zero, il comune di Giulianova 6 mesi fa fece una deliberazione di adesione. Ovviamente sono quei comuni che fanno la raccolta differenziata, ovviamente, no? Ma il comune di Mociano per la raccolta differenziata a che punto sta? Il comune di Mociano ha portato la raccolta differenziata nell'ultimo consiglio, il porta a porta, diciamo, il porta a porta, che adesso il progetto del porta a porta via via è quasi superato. Ci sono molti comuni che lo ritirano perché è troppo costoso. Diciamo solo questo, un progetto che in 5 anni costerà 8 milioni di euro totalmente a carico dei cittadini. Per i primi 3 anni la tassa della TARSU aumenterà di più del 30%. Adesso io faccio solo una domanda. Va bene a voi mocianesi questa amministrazione? Il consigliere Marozzi ha portato un debito fuori bilancio sul palazzetto di 54.000 euro, forse lira più lira meno. Per che cosa? Perché hanno fatto dei lavori di ordinaria manutenzione al palazzetto dello sport di Mociano. Ah. Una relazione smontata in consiglio comunale da Giuliano Andrenacci che era appena rientrato in maggioranza. Smontato in che senso? Nel senso che lui ha detto chiaramente che da assessore ai lavori pubblici, quale era qualche mese prima, aveva dei preventivi per circa 30.000 euro. Cioè più bassi di 20.000 euro. 20-30.000 euro. Okay. Allora questa è l'amministrazione di Mociano. Il teatro comunale è ancora così, le tasse sono al massimo. Il sindaco si permette, ha perso 2 cause negli ultimi, col giro di 3 giorni. Si è costituito parte civile contro un cittadino per presunte lancio di monetine e ha perso al tribunale di Giuliano. E per quanto riguarda il piano di recupero, ha perso al tribunale di Aquila, annullando la scheda, il comparto 1, se non vado male. Poi, senza dire la perimetrazione e tutto, questa è un'amministrazione che spende i nostri soldi per le cause, ma le cause perse. Quindi, cari cittadini, io forse ho fatto delle battaglie troppo aspre, a volte sono stato duro, ho strillato, qualcuno me l'ha scritto, ho fatto bene, ho fatto male, ma voi va bene questa amministrazione che vi mette le tasse e non si sa come spende i soldi? Se vi va bene, tranquillamente li potete rivotare, perché io lavoro alla Gruppo Industriale Time e continuerò a farlo dopo questo consigliatore. L'avvocato Cianella fa l'avvocato e lo continuerà a fare pure, e tutti i componenti del nostro gruppo fanno il loro mestiere. Abbiamo messo a nudo le carenze di questa amministrazione, questa è una delle peggiori. Quale sarà il futuro, diciamo, della prossima elezione amministrativa a Mociano? Io, che cosa prevede? Noi possiamo parlare per noi, tu lo sai benissimo, noi, come tu ci insegni, tenteremo di fare una lista trasversale al di fuori dei partiti con tutti i cittadini che si vorranno alleare con noi, presentando un programma per i mocianesi, non per i partiti. Quello che poi potrà dire il PD o la PDL o l'UDC, a noi importa poco, loro fanno la loro parte e noi facciamo la nostra. Quindi a noi le beghe di partito, gli incontri, gli ingiuci sotto banco, come tu li chiami, gli accordi così, a noi non ci interessa, siamo fuori. Noi vogliamo sapere, vogliamo spendere i nostri soldi in un certo punto. I lavori pubblici a Mociano non si muovono, adesso li ha preso Benedetto Nobile, che questi fanno a gara la sera per salire sul assessore palco, ai lavori pubblici, per salire sul palco quando è il luglio mocianese, quando viene chiamata l'amministrazione a fare i dovuti ringraziamenti, si mettono dietro a vedere chi può salire per primo. Per Mociano purtroppo non cambia da questo punto di vista, è una storia antica. Adesso ai cittadini, mi fermo qui, ecco. E l'ultima battuta la faccio. Ho visto dei commenti su Facebook. Le critiche politiche vanno accettate da qualsiasi parte, da qualsiasi verso esso venga, ma però le persone che usano Facebook, che si costruiscono un nome inventato per dire male
dire calunnia a livello personale. Io, avvocato, come tu sai, mi devo fare una protesi all'anga e soffro di un ischio necrosi, quindi sono problemi. Ecco. Qualcuno che è lì ti rinfaccia queste cose. Queste sono le solite persone, le stesse persone che non cambiano mai, più di 20 anni fa contavano i giorni che restavano a un nostro concittadino. Adesso forse lo stanno a fare con me, ma sono cose che non ci importano. Noi facciamo politica seria per Mociano. E questi attacchi personali su Facebook adesso vediamo come li potremmo risolvere con la polizia postale. Va bene, e chiudo qui. Come ricordare il titolo di un film americano, c'è sempre un momento nella vita che una persona dimostra quello che vale. Chi si maschera dietro un nome, chi scrive in dialetto, chi scrive con la K anziché con la CH, magari è una persona di erudizione più che cultura. Questi sono condannati, sono loro stessi prigionieri della loro idiozia e della loro ignoranza. Ma comunque, insomma, figuriamoci se una persona tra questi, mascherandosi dietro un nome fittizio, vigliacco, vigliacca anzi, ha deriso la situazione della salute del nostro amico. Forse dovrebbe guardarsi attorno questa persona per vedere quali sono le altre situazioni di cui si dovrebbe vergognare. Il prossimo numero di Radici, chiudo qui, numero di Radici, che sarà divulgato, con una certa... Tra qualche giorno. Ma senza fretta, con calma, noi abbiamo la calma. Il prossimo numero di Radici riporteremo tutto quello che abbiamo detto qua, magari con attività di carattere, diciamo, spiritico. Va bene, di notte troviamo i nostri spiriti, magari andando in giro per il cimitero, no? E per quanto riguarda il Puparo, la storia è chiusa, e quei poverini che hanno fatto gruppo, ci hanno rimesso la faccia, adesso sono dentro l'amministrazione. Va bene, ma il Puparo resterà con i pupi, i fantoccetti, e resteranno, dobbiamo tagliare, ci dice l'operatore, sì. Facciamo velocemente, ragazzi, io vi saluto da Montone. Buona giornata a tutti. All'interno della grande manifestazione di Montone tra il sole e la luna. Grazie, buongiorno con questo caldo micidiale. Addio. L'ho fatto il saluto. E un saluto anche del nostro amico Don Gino. Va bene, saluto.